Senti, se venisse Solange e la sua amica nei bar di Baugiano, che cosa potresti offrire? Bisogna vedere se c'è la macchinetta accesa ai caffè. Si accende per le persone importanti. Se l'ho bella e pulita, io bisogna vedere che a volte la pulisco. Poi c'è un caffè che l'ho messo a fermentare nell'89, ed è più buono, è un caffè speciale, io lo fa a modo mio, c'è un'acqua ristagnante per dire. Basta, ma se no il mio amico non ci viene più. Qual è la, se viene... Venga qua, aspetti, la telecamera sul solare. Una vecchia signora e una giovane signora, qual è la cosa che gli suggeriresti di bere alla vecchia signora e alla giovane signora? Allora io faccio uno spritz, si chiama lo spruz, perché diciamo apre lo stomaco per una buona cena, perché uno lo beve. Se l'anziano o per la giovane? Mangia e bevi, diciamo, una cosa si può fare sia piangere, anche per bambini. Sì. Anche per bambini, sì, va bene. Si rende conto che oggi c'è una persona importante, non mi deve far fare brutte figure. Questa signora, guardi che bellezza viene dagli Stati Uniti, lavora a Camp Derby. Sì. Bella, eh? Sì. Che voleva dire? Questo vuol dire tante cose, poi si emoziona. Volevo dire una cosa a Barita Baugiano, che non faccio figure di... Lo rimprovera, che non faccia figure. Figure di cioccolato. Ma le mie sono cose serie, però, ti prego. Bene, momento tortura, allora. Andiamo un momento... Invece io dico una cosa, senza guardargli la mano, come sensazione. Lui interiormente è l'opposto dell'esteriore, è una persona molto sensibile, testardo, cocciuto, se si mette in testa una cosa, finché non l'ha raggiunta, non lo smuovono nemmeno le cannonate. Se ha torto, si inchina, ma se ha ragione va in capo al mondo. Lo vedo vicino a una ragazza intelligentissima con i capelli un po' in movimento, cioè come un ciuffo, io sai che non so niente, io non so niente davvero, è la prima volta che ti vedo. Certo, è vero, benissimo, per ora ha preso tutto sul serio, veramente. E dentro lui ha un animo immenso, dietro questa ironia apparentemente facile, lui nasconde una grande positività e la voglia di essere capito e amato. È stato un momento un po' difficile nella sua famiglia, perché per fortuna ha superato. Questo è un dono che ti fa, perché non lo fa facile, lui glielo ha chiesto. Lui l'ha preso proprio a cuore questa cosa, vedo che lui armeggia molto sui siti, sulle cose, vedo che tu hai, io non so, io non ho niente, io ho un telefonino dell'anteguerra. Non c'è lui su internet. E la cosa più bella è che lui fa anche delle cose per beneficenza senza dirlo, fa delle cose positive. Questo non lo so. Sì. Beneficenza, se si può dire donare dei sorrisi, per me è già beneficenza. Sembra poco? Sì. Camminare per la strada e sorridere, vedi la signora come ride, guarda. Chi sorride già è già a metà dell'opera. Bene, poi un'ultima cosa, che posso dirla? Sei sicuro? Oh mamma, che uno scandalo! Lo scoop in diretta! Signori, lo scoop di Solange al barista di Baugiano. Questo poi la estrapole. Ma non lo so, io ho impaurito. Mi fa paura. No. Allora, è una cosa carina. Tu con questa ragazza vai molto d'accordo. C'è stato un momento un pochino difficile. Sì. Ed è stato quel momento, ma è stato un momento in cui siccome tu te la prendi a cuore le cose, perché hai una sensibilità estrema. Lui di sotto la parrucca ha cervello, capisci, ma è tanto. E allora c'era qualcosa che non gli quadrava. Per fortuna avete parlato, chiacchierato e ora sta andando benissimo. C'è un viaggio che devi fare fra poco. Ma l'ha preso, fa paura perché tutto Baugiano, guarda, ora sei Baugiano. Bravissimo, io veramente una... Secondo lei che dice barista di Baugiano? Da Baugiano ha preso tutto. Ah sì, eh. Sì, anche oltre. Anche oltre. Altre oltre. Vabbè. Complimenti. Posso, sono a casa, ti guardo anche lì tre toni. A me non mi guarda mai, signor. Sono subito dispettito. Siamo talmente amici che io ti penso sempre e sono felice che tu abbia questo bel successo di pubblico. Mi fa piacere. Sono contento, ma oggi ancora più grande perché questo amico è venuto a trovarci, sono contento. Invece volevo dire un'altra cosa. E poi guarda che bellezza che c'è. Oh, Solange, gli avessi mai visto una bruttarella accanto, tutte donne belle. Com'è? Dai, su. È una... Com'è? Com'era che donna che è? Grazie. American, yeah? Where are you from exactly? The state. Vicino a Chicago. Vicino a Chicago, bello. Ma dovresti saperlo, sono la tua cugina. Yeah, ma io dimentico tu. Oh my God. Ma prima c'era una pubblicità che diceva Chicago e me ne vado. Ma lei a stare con Baugiano prende delle cose. Ma no! Si è preso degli spunti qui proprio. No, ma era una pubblicità.